Bene, in questa seconda parte facciamo un po' di esercizi su quanto abbiamo visto sugli insiemi. Cominciamo dalle prime cose. Allora, vi mostro l'esercizio e ve lo leggo. Cominciamo col numero 1 a pagina 151. Dice: i seguenti raggruppamenti sono da considerare insiemi secondo la matematica, cioè sono insiemi in ambito matematico? Allora, il primo esempio è le persone ancora in vita nate nel 1450. Questo è un insieme in senso matematico? Cosa devi chiederti per sapere se di questo insieme è... Fatemelo scrivere qua negli appunti. Allora, l'insieme A è quello dei nati nel 1450. È ancora in vita, nati in vita. È un insieme in senso matematico se puoi decidere oggettivamente se l'elemento, la persona X, appartiene all'insieme A oppure non appartiene all'insieme A. Di fatto l'insieme è vuoto, però è un insieme in senso matematico, perché è oggettivamente decidibile se una persona ci appartiene o no. Di fatto questo insieme adesso è vuoto. Scusate. Qui non c'è nessun elemento. Però è un insieme dove oggettivamente posso decidere se un elemento vi fa parte oppure no. Ok? È essenziale questa parte in vita. Passiamo all'esempio successivo. Dice: gli studenti più alti della tua classe. Quindi l'esempio B. Gli studenti più alti della classe. Questo, allora qui mettiamo un sì. Qui questo insieme è un insieme in senso matematico oppure no? No. Perché? Perché manca un criterio oggettivo. Le persone più alte di cosa o di chi o di quanto? Ognuno potrebbe avere delle soglie diverse per decidere. Quindi questo insieme è l'appartenenza o meno a questo insieme è soggettiva. Quindi questo non è un insieme in senso matematico. Andiamo all'esempio successivo. Dice i punti di un piano. Quindi se l'esempio chiamiamolo C, punti di un piano. Questo è un insieme in senso matematico? Supponi che il piano sia quello del mio tavolo, per dire. Se io tocco questo punto, questo appartiene al piano o no? Sì, se invece prendo questo punto qui appartiene al piano, no, tutti danno la stessa risposta. Questo è un insieme in senso matematico. Questo è un sì, perché è oggettivamente decidibile l'appartenenza all'insieme o no. Ok, poi c'era l'esempio D, i numeri molto grandi. Questo è evidente che è un no, ma ve l'ho scritto in nero, non fa niente, dai, lasciamo in nero. Perché molto cosa significa molto? Potrebbe essere soggettivo, per me potrebbe essere molto 10, per un altro potrebbe essere molto, che ne so, 3. Dipende. Ok? Il molto altrimenti è qualitativo, non è quantitativo, quindi è soggettivo e non oggettivo. Poi l'ultimo esempio,
è un po' lungo, non lo scrivo, le città d'Italia con più di 10.000 abitanti. Sì, perché basta andare all'ufficio anagrafe di quella città, contare gli iscritti e sai quanti abitanti ha, quindi anche questo è un insieme in senso matematico. D'accordo? È tutto chiaro per tutti? Molto bene. Vediamo. Anche questo per esempio, il 6. Altro esercizio dice sia A, questo è l'esercizio 6, A è formato da l'insieme delle lettere della parola gatto. Quindi A contiene G, A, T e O. Di T ne metto una o due? Una, perché la lettera è la stessa, quindi conta una volta sola. E B, l'insieme delle lettere della parola topo, T, O e P, perché O c'è già, ok? Ora dice poi, una sola delle seguenti scritture è vera. La prima dice, la lettera G piccola appartiene all'insieme B. È vero questo? Oh, questo è falso. Poi dice, è chiaro se scrivo così dopo, se leggete, quando leggete gli appunti, è chiara la mia scrittura. Cioè questa espressione è falsa, scrivo una F. Poi dice, la lettera T non appartiene all'insieme A. Anche questo è falso, perché T, eccolo qui, sta in A. D'accordo? Poi ancora dice gatto appartiene ad A. Questo è falso. È falso perché la parola gatto non è le sue lettere. A contiene le lettere della parola gatto, non la parola gatto. Gli elementi di A sono lettere, non parole. Lettere e parole sono distinte. Ok? Ultima espressione, topo appartiene, barrato, quindi non appartiene a B. Questa è vera, per lo stesso motivo di prima. Ok? Fatemela cerchiare in rosso. È chiaro per tutti? Attenzione a non confondere gli elementi dell'insieme con composizione degli elementi dell'insieme. Ok? Poi c'è, facciamo anche il 9, esercizio 9. Quindi dice completa ponendo al posto dei punti il simbolo di appartenenza o di non appartenenza. Dice il numero meno 2, puntini puntini, poi c'è l'insieme z. Ricordate che cos'è z? Z è l'insieme dei numeri interi, quindi 0, 1 e meno 1, 2 e meno 2, 3 e meno 3 e così via. Meno 2 appartiene all'insieme z, è un numero intero, numero relativo. Poi B, un terzo e poi l'insieme Q, dei numeri razionali. Q contiene tutte le frazioni con segno. Quindi un terzo appartiene a Q oppure no? Appartiene a Q. Quindi un terzo è elemento di Q, possiamo dire o appartiene a Q. Scrivo l'espressione C, un mezzo e poi c'è N, numeri naturali. Questo non appartiene ad n perché è una frazione, non è un numero intero, non è un numero naturale. Ok? Possiamo anche fare il 10, continuando, 9, mettiamo i 10, meno 3 ed n. Meno 3 non è elemento di n perché n contiene i numeri tutti interi positivi, i numeri naturali.
meno un mezzo e z. Z non contiene meno un mezzo perché meno un mezzo è un numero frazionario, mentre z contiene i numeri relativi con interi con segno. E infine meno un terzo e q meno un terzo fa parte dei numeri razionali, certo. Ok? Molto bene. Vediamo di se riesco ad andare avanti. Chiudiamo la pagina, eccola qua. Andiamo nella successiva. Proviamo. Chiede proviamo a fare anche questo, dai. Fatemi ingrandire così riuscite a vedere bene. Qua dice, siamo a pagina, non me lo ricordo più, non la vedo, la 152, e dice, rappresenta mediante proprietà caratteristiche i seguenti insiemi. Allora, qui abbiamo l'esercizio 22, insieme a, dice, i divisori di 30. Come possiamo caratterizzare il fatto che un numero è divisore di 30? Beh, sarà formato da numeri di che tipo? Numeri interi, quindi avremo dei numeri n appartenenti ai numeri naturali, tali che, ok, se è divisore di, vuol dire che 30 viene diviso per n e il risultato è ancora un numero naturale. Mi sono spiegato? Quindi, quali sono gli elementi di questo insieme se dovessimo rappresentarlo per elencazione? Beh, c'è sicuramente il primo è l'1, scusate, ogni tanto perdo la cosa, poi il 2, il 3, 5, il 6, 10, 15, 30. Non so se ci sta, ok. In modo tale che ciò che caratterizza il divisore è se metto questo numero al denominatore, il risultato è ancora un numero intero, un numero naturale, scusate. Ok? Se poi volete, allora qui abbiamo proprietà caratteristica, elencazione. Se poi dovessi fare la rappresentazione grafica, quella del diagramma, faccio un bel tondo, questo è A, e dentro ci metto gli elementi 1, 2, il 3, il 5, il 6, il 10, il 15, il 30. Ok? Proviamo ancora qualcos'altro, vediamo se trovo. Ah, ecco qua, proviamo il 34. Qui abbiamo, rifaccio la figura sugli appunti così poi l'avete, un insieme X grande che contiene la lettera A, la lettera B e un sottoinsieme che è Y,
che contiene C e D. E facendo riferimento a questa figura dice completa le seguenti scritture. Alla scrittura A, puntini puntini, appartiene a Y. Cosa possiamo mettere al posto dei puntini? Quali elementi appartengono all'insieme Y? Sia C, che in realtà abbiamo due opzioni, che anche D. La lettera C piccola e D piccola appartengono entrambe a Y, sia C che D. Al posto dei puntini potevo mettere sia C che D. Qualche volta, sintetizzando, si può scrivere anche così: C, virgola, D, entrambi appartengono a Y, per scriverlo una volta sola. Poi, scrittura B dice A non appartiene a che cosa? Di nuovo a Y, perché A appartiene a X, ma non a Y. Y è solo questo. Quindi A non appartiene a Y, mentre appartiene a X. Poi parte C, D piccolo, appartiene a Y ancora, sempre Y. Poi abbiamo la D, scusatemi, B piccolo e poi ho Y. B piccolo non appartiene al sottoinsieme Y, quindi qui ho l'appartenenza barrata. E infine E, la lettera C piccolo e l'insieme X grande appartiene perché è dentro l'insieme, che C appartiene a un sottoinsieme Y che sta in D, in X. Okay. Quindi se in base a questa figura, fatemi scrivere qua sotto, se dovessi dire che cos'è X, che cosa scriverei? X è formato dalle lettere A, B, C e D, giusto? Le ultime due formano anche Y, cioè Y è formato da C e D. Quindi Y è un sottoinsieme proprio di X. Ok? Domanda? Tutto chiaro, molto bene. Procediamo. Possiamo fare per esempio. Questo potrebbe essere interessante. Il 48 dice, rappresenta per elencazione i seguenti insiemi che vengono espressi mediante proprietà caratteristica. L'insieme A è formato da i numeri x appartenenti a z, insieme dei numeri relativi, tali che meno 4 è minore di x che è minore di 3. Questo cosa significa? Significa che ho numeri relativi, cioè interi con segno, quelli compresi tra il meno 4 e il 3, con meno 4 e 3 inclusi o esclusi? Quindi meno 4 fa parte di questo insieme? No, perché meno 4 è più piccolo di x e neanche il 3. Quindi in questo insieme che numeri ci sono? Meno 3, meno 2, meno 1, 0, 1 e 2. Molto bene. È chiaro per tutti? Perfetto. Andiamo benissimo. Oh, anche questo è interessante. L'esercizio 62. Dice, prendi questi due insiemi e stabilisci
Ti prego. Quindi A è uguale a X Prego. nell'insieme. A è uguale a X perché X è No, attenzione, X è il nome generico che si dà agli elementi di questo insieme. Cioè, A è l'insieme formato dagli elementi che si chiamano in generale X e hanno questa proprietà, appartengono all'insieme dei numeri relativi e sono compresi tra meno 4 e 3. Ok, questo non significa dire che A è X. A è formato dagli elementi che si chiamano in generale X e hanno queste proprietà. È come dire, la classe prima che è formata dagli studenti iscritti al primo anno di corso di liceo scientifico, eccetera. Ma la classe non è lo studente, la classe è un insieme di studenti, d'accordo? Che ha determinate proprietà. Aspetta, andiamo a vedere il 62 che dice, prendi questi due insiemi, A è formato dagli elementi X dei numeri naturali, tali che sono compresi tra 7 e 12. Qui c'è il minore uguale a destra, quindi 12 è incluso. Ok? I 7 invece no. È chiara la differenza tra queste due scritte, questa e questa. Ok? E poi dice l'insieme B, formato sempre da numeri naturali, compresi tra 8, con 8 incluso, e 13, con 13 escluso. Questi due insiemi sono uguali? Cioè sono formati da tutti e solo gli stessi elementi? Certo, perché? Andiamo a vedere come è fatto A. Se il 7 non c'è, vuol dire che parto dall'8, quindi ho 8, 9, 10, 11 e 12. Giusto, perché il 12 c'è. B invece parte da 8 ma esclude il 13, quindi c'è 8, 9, 10, 11 e 12. Quindi i due insiemi tra di loro hanno gli stessi elementi, quindi sono uguali. Ok? Bene. Mi zoomare indietro, proviamo a cambiare pagina. Ok, per adesso io mi fermo qui e procediamo facendo esercizi insieme alla lavagna. Ok? Ci sono altre domande? Bene.